Ciao, sono Davide. Dopo un attimo, sono Vittorio. Dopo la prima volta che ci siamo visti è diventato sempre più difficile fare a meno non soltanto di sentirci tutti i giorni, ma appunto di vederci. Poi abbiamo conosciuto lui e abbiamo detto: che succede, come facciamo e come abbiamo fatto. Così. Qui, anche se in punta di piedi, appena entrato in casa si è visto subito che ci stava bene, noi eravamo innamoratissimi, anche se non ci aspettavamo che succedesse, e nessuno riusciva più a fare a meno l'uno degli altri. Prima di questo, almeno personalmente, io non avevo mai preso in considerazione una cosa del genere, che sarebbe potuta succedere, ma neanche l'avevo esclusa, quindi tutte le porte erano aperte in pratica. Non sapevamo come sarebbe andata, abbiamo seguito un po' la corrente dell'amore, perché poi la cosa è diventata anche fisica nel discorso del tre, e noi siamo diventati tutti e tre come un'unica coppia. Noi, scherzando, diciamo che siamo una coppia. Non credevamo neanche noi che avrebbe funzionato. Per 8 anni. Per ora. Molto semplice come di mezzo, come due persone, come una coppia di due persone, in tre è praticamente la stessa cosa. Ah, ci si divide anche meglio. Sì, ognuno ha i suoi compiti in base alle giornate. Sì, in base anche al tempo, a chi è più stanco, a chi arriva prima a casa a far prima da mangiare, alle passioni, tipo lei non cucina mai però lava il bagno, io e lui cuciniamo. Cioè, ci sono una serie di cose che è più facile gestire perché siamo semplicemente una persona in più. Ci andiamo una marcia in più anche per i litigi, è vero. Sì. Se tutti fanno la domanda come fate, io non riesco a stare con uno e voi state con due. È più facile, sì, perché poi alla fine noi quando litigavamo non c'avevamo la valvola di sfogo che date. A volte succede anche litigate altre volte. Sì, è raro, però ogni tanto succede. Molto raro, ma ogni tanto succede. Il mio rapporto con Nicolas è un rapporto molto semplice, basato su confidenza. Da quando sono qui l'ho visto comunque crescere, quindi io per lui sono tipo un secondo papà o uno zio, dipende. Ecco. E siamo in uno dei posti fortunati del mondo, nel senso in questa città non abbiamo mai trovato grandi problemi. Le persone ci conoscono dal vivo, quindi questo è un posto dove noi ci sentiamo sicuramente a casa, perché è casa nostra. E a casa anche perché siamo accolti ovunque senza nessun tipo di problema. Vedere due persone o tre persone per mano è la stessa cosa di vederne due alla fine.